stati. Allora diamo inizio allo svolgimento del question time. La prima dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il ministro del lavoro e delle politiche sociali, il ministro dell'economia e delle finanze, il ministro dello sviluppo economico, il ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e il ministro dell'interno. Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi. La prima interrogazione all'ordine del giorno è la numero 3-2885 dei deputati Lupi ed altri, concernente iniziative di competenza per prevenire e contrastare lo spaccio e l'uso di droghe tra i giovani all'interno delle scuole. L'onorevole Lupi ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto. Prego. Grazie signor Presidente, saremo rigorosi ma spero molto chiari. Insieme ai colleghi Scopelliti e Calabrò abbiamo presentato questa interrogazione su partendo dai recenti fatti di cronaca che hanno visto riportati sui giornali nazionali dati che preoccupano almeno credo le persone di buon senso e di responsabilità, che l'uso dell'abuso della droga tra i giovani era noto ma diventa un'emergenza continua e addirittura questa emergenza coglie il primo luogo dove la formazione, l'educazione e l'incontro tra i giovani avviene, che è la scuola. Per questo noi riportiamo delle statistiche che per questioni di tempo non ridico. Abbiamo interrogato il Ministro dell'Istruzione proprio su questo tema. Da una parte noi riteniamo che si debba assolutamente lavorare per la prevenzione anche oggettiva dello spaccio e dell'uso della droga nella scuola, ma dall'altra crediamo che bisogna lavorare sulla prevenzione educativa. Da questo punto di vista, signor Presidente, chiediamo al Ministro Grazie. Dell'Istruzione quali azioni intende fare ovviamente il Ministero per rispondere a questo che è un vero dramma sociale. Grazie. La Ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Valeria Fedeli, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Grazie Presidente. Onorevole Lupi, il problema dell'uso e dell'abuso di droghe e sostanze stupefacenti investe sicuramente anche il mondo della scuola ed è infatti pienamente condivisibile il quadro da lei riferito riguardo al ruolo che le scuole devono svolgere verso un'efficace opera di prevenzione. Proprio sulla prevenzione si incentra l'azione di contrasto che il sistema formativo può mettere in atto. Occorre che la scuola interagisca con le famiglie e con le altre istituzioni e amministrazioni a ciò deputate per fornire modelli educativi e stili di vita e soprattutto per far acquisire ai nostri ragazzi conoscenza e consapevolezza dei danni che derivano da queste sostanze e dalla dipendenza da esse. Quanto più l'attività messa in campo dalla scuola riesce a coordinarsi con quella delle famiglie e di tutta la società, tanto più il processo educativo contribuirà ad arginare questo fenomeno. Detto questo, cito alcune delle azioni strutturali che il MIUR sta realizzando per contrastare l'uso delle sostanze stupefacenti da parte dei giovani, anche all'interno delle scuole. Ricordo prima di tutto la collaborazione interistituzionale in essere con il Ministero della Salute in forza di un protocollo d'intesa siglato il 2 aprile del 2015 e un altro con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento delle Politiche Antidroga, con il quale è stato sottoscritto anche lì un memorandum nel dicembre del 2012, un protocollo che è in fase attuale di rinnovo. Per quanto riguarda in particolare la collaborazione con il Ministero della Salute, il 16 settembre scorso è stata diramata agli uffici scolastici regionali una nota congiunta in materia di promozione della salute nelle giovani generazioni, sostegno al Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018, con la quale si sottolinea l'importanza del coordinamento territoriale tra sistema scolastico e operatori del sistema sanitario e si individua tra le aree prioritarie di intervento la promozione di corretti stili di vita e la prevenzione delle dipendenze. In attuazione del protocollo d'intesa con il Ministero della Salute è stato istituito un comitato paritetico composto da rappresentanti designati da ambedue i ministeri e su questo siamo anche a breve in grado di fornire, diciamo così, l'analisi di questa attuazione. Credo tra l'altro che tale piano si pone davvero gli obiettivi in particolare dentro le scuole ma anche nel rapporto con le famiglie e la società per adottare tutte le misure utili anche al rafforzamento delle competenze e conoscenze dei ragazzi, perché il coinvolgimento dell'uso degli stupefacenti non sia anche una delle modalità, diciamo, imitative nei comportamenti collettivi nelle scuole. Grazie. La scuola deve prevenire l'uso di droghe tra i giovani interagendo con le famiglie e avviando un processo di comunicazione mirato. Ringrazio il Ministro perché, anche se nel breve tempo dato per la risposta, ha sottolineato come il Ministero su questo aspetto, proprio anche per le sue competenze, abbia
non solo acceso un faro, ma stia intervenendo. Mi preme sottolineare due cose, tra l'altro dette anche dal Ministro. La prima, e lo dico con molta chiarezza anche ai Soloni che si occupano di altre cose, ma che evidentemente forse questo tema non hanno mai incontrato un figlio o non sono mai andati in una comunità terapeutica o non hanno mai letto i giornali o non hanno assistito al dramma della libertà, ovviamente, tra genitore e figlio, ma al dramma della libertà e della responsabilità che questo comporta. Penso all'ultimo caso della ragazza che aveva appena funato uno spinello e si è buttata a Milano dalla bicocca perché diceva non ero più cosciente di tutto. Primo, le droghe fanno male. Fanno male le droghe leggere e fanno male le droghe pesanti, fanno male qualunque droga un ragazzo o una persona possano assumere, tanto più fanno male per una giovane età, lo dimostrano dati scientifici ineluttabili. Secondo, se fanno male, occorre ovviamente non scegliere la strada più breve, siccome fanno male le legalizziamo e le rendiamo trasparenti, ma la strada più seria, che è quella di una collaborazione, di una prevenzione, di un'educazione, collaborazione scuola-famiglia, di una società che si carica del problema e non scarica il problema. Scaricare il problema è la cosa più semplice. Legalizzare le droghe è come lavarsi la coscienza, pulirsi la coscienza e non affrontare invece il dramma e la realtà che esiste e di cui una comunità si deve far carico, rispettando ovviamente le storie, i drammi e le responsabilità, ma con coraggio le istituzioni e il Parlamento, perché le leggi servono a questo, signor Presidente, servono assolutamente a questo, indica la legge una strada per tutta la comunità. Le droghe fanno male, sia che esse siano leggere o pesanti, e quindi non si possono liberalizzare. Grazie. Grazie.